Bentornati nella mia non stanza e oggi vorrei fare con voi un proviamo delle patatine. E sono andata al supermercato e ho trovato questa marca, Ten Acre, non so come si pronuncia, scusate. È una marca inglese che fa queste patatine di vari gusti, infatti qua ne ho vari pacchetti. E sono tutte completamente vegane, gluten free, dairy free, OGM free, e ne ho preso 5 pacchetti, tutti di gusti diversi, e volevo provarle con voi perché è da un po' che non faccio proviamo qualcosa, anche per questa cosa che sono comunque vegane, quindi adesso proveremo queste che sono particolari, diciamo. Ad esempio questa è When the Chili Got Sweet, quindi penso sia un po' piccante, un po' dolce. Scusate se sentite rumori vari o io che guardo nei posti, ma il cane probabilmente sta masticando cose. Cominciamo da una a caso. Proviamo con questo, The Amazing Adventure of Salt and Vinegar. Ok, quindi è praticamente sale e aceto, se non sbaglio. Ad ognuna darò un voto, quindi speriamo bene. Ok. Ok, si sente moltissimo il sapore dell'aceto. In effetti è un po' strano al primo impatto, perlomeno per me che non ho mai assaggiato delle patatine all'aceto. Però sono non male. Mangiamone un'altra. La prossima è questa, The Story of When the Cheese Met the Onion, quindi sarà al gusto di formaggio e cipolla, e nonostante questo continua a essere vegan, quindi niente, nessun animale è stato sfruttato, però quindi proviamo. Ok, si sente abbastanza l'odore della cipolla. Eppure il sapore è fortissimo, praticamente sa solo di cipolla. Il formaggio non si sente per niente. Continua a sapere solo di cipolla. Ok, il prossimo. L'ultima di quelle grandi sarà Pastrami in the Rye e non ho la minima idea di cosa sia un pastrami. Quindi leggiamo: pastrami, paprika, ok, ha un sacco di spezie. Spero che non sia ultra piccante. Lo spero davvero, davvero tanto. Queste sono particolarmente colorate. Ho paura. Ok. Allora, all'inizio si sente il piccante. Dopodiché arriva una botta di non so cosa sia. Mi pare che sia coriandolo, perché ha un sapore particolare, però non è piccante. Solo un po' all'inizio, però passa molto in fretta. Sì, ok. Ok, le prossime sono queste qua. When the chili got sweet, quindi presumo sia un po' di chili, un po' di dolce, vediamo. Avrei preferito in effetti che le avessero fatte tutte di questa misura perché sono piccine. Queste sono 40 grammi, quelle sono 135, e in effetti per provarle sono molto meglio queste piccine. Anche queste sono abbastanza
colorate. Non hanno molto odore. Non lo so queste. Queste non sono granché. Nel senso, non hanno molto sapore. Né di patatine, né di chili, né di niente di dolce. Vediamo cosa hanno. Niente di particolare in effetti. Però no, niente di particolare. Ok, siamo arrivate alle ultime. Le ho lasciate per ultime perché sono quelle che mi hanno incuriosito di più. E sono, si chiamano How Chicken Soup Saved the Day. Quindi saranno al pollo. Pollo, presumo. Ovviamente anche queste continuano a essere vegan. Tutte quante le patatine che avete visto oggi sono vegan, quindi sono vegane. Non so cosa abbiano di pollo, ma apriamo. Okay. Non hanno molto odore. Ok, non sanno di pollo, ovviamente. Però non sono male. Probabilmente queste sono le mie preferite. Sono più di diciamo di dado. Non so se avete presente. Comunque concentrato di erbe e spezie, forse. Non so, però sono buone. Continuerò a mangiarle. Ok, questo è tutto e spero che vi siate divertiti. Fatemi sapere nei commenti se voi avete mai provato queste patatine o altre patatine simili. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!